E ben ritrovati tutti amici, un su TRJUT99, siamo qua con un nuovo video, siamo qua sempre super propositivi e attivissimi per la Creation Game di FIFA 21, in attesa che ovviamente esca il 22, ma anche per dare a tutti coloro che non lo prenderanno subito, che magari non lo prenderanno mai, la possibilità di avere tanti giocatori, tanti giovani talenti, tanti diciamo, giocatori creati che possono andare a dare una mano in più nella carriera, nella voglia di andare ad acquistare questi giovani giocatori. Vi ricordo di lasciare un bel like, di commentare, di condividere, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per le notifiche e di commentarvi, di scrivermi sotto ogni video quale giocatore vorreste uscisse nel video successivo in modo che ovviamente lo aggiunga alla mia già grande e lunga lista di giocatori da creare. Oggi vi mostro come creare Félix Correa, giocatore della Juventus che è nato in prestito al Parma in questa sessione di mercato. Credo sia davvero un grande, interessantissimo talento e adesso andiamo a scoprire come crearlo. Partiamo subito dalle informazioni di base: nome Félix, cognome Correa, alias possiamo mettere Correa oppure lasciarlo vuoto, nome sulla divisa ovviamente Correa, scelto il numero 77 al Parma. Ovviamente, adesso in questo caso la nazionalità non l'ho corretta, quindi Parma è nato il 22 gennaio del 2001. Ovviamente non è italiano, ma è un giocatore del Portogallo. Poi passiamo al corpo. Altezza 178 cm per 70 kg. È un attaccante esterno, quindi attaccante esterno sinistro di piede destro, ovviamente. Passiamo agli attributi. Cross 70, finalizzazione 70, testa 60, passaggi corti 65, tiro al volo 65, piede debole 3. Difesa, contrasto in piedi 30, scivolata 25. Abilità, dribbling 65, effetto 55, punizione 55, passaggi lunghi 50, controllo palla 65. Potenza tiro 70, elevazione 60, resistenza 65, forza 60, tiro dalla distanza 65. Movimento, acceleratore 75, scatto 75, agilità 70, riflessi 65, equilibrio 60. Infine abbiamo mentalità, aggressività 55, intercettazione 45, posizione 70, visione 60 e rigori 70. Glielo mettiamo tranquillamente. Poi il portiere lo lasciamo così com'è. Passiamo adesso alla testa. Volto predefinito lo lasciamo stare, andiamo direttamente alla carnagione. Prendiamo la carnagione più l'ultima, insomma quella più scura, andiamo nella seconda riga e andiamo a prendere il quarto della seconda riga. Sopracciglia, andiamo a scegliere il terzo modello della prima riga e andiamo a trasformarlo in questo modo. Passiamo agli occhi, scegliamo il quarto modello della prima riga e andiamo a trasformarlo in questo modo. Passiamo al naso scegliamo, guardate attentamente la barra in fondo, ok? Quindi a metà, prendiamo questo naso qua e lo andiamo a trasformare in codesto modo. Passiamo alla bocca, scegliamo il modello, questo qua, della seconda fila. Andiamo a trasformarlo in questo modo. Passiamo a guance e mascelle, scegliamo il quarto modello della seconda riga e lo andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo adesso al mento, scegliamo proprio il primo modello molto tranquillo e lo andiamo a modificare in questo modo. Passiamo alle orecchie, scegliamo l'ultimo modello della prima riga e
e lo andiamo a modificare così. Passiamo ai capelli, andiamo in capelli medi e scegliamo, diciamo, nella pagina quasi centrale, colore ovviamente nero. Barba lasciamo senza. Passiamo alla divisa, maglia fuori, maniche. Possiamo mettere una maglia termica, che molto spesso il giocatore l'ha utilizzata nell'Under 23 della Juventus e anche nelle altre squadre in cui ha giocato, e stile divisa normale. Accessori, quelli che volete voi, guanti, quelli che volete voi, e poi animazione. Io ho messo il balletto, questo qua molto molto simpatico, ma ovviamente le animazioni e le personalizzazioni del giocatore dipendono dai vostri soprattutto gusti, se non ci sono quelle predefinite del giocatore. Quindi ragazzi, il video termina qua, spero che vi sia piaciuto, spero sia stato interessante, mi piace molto portarvi dei giovani talenti, dei giocatori molto giovani che magari appunto non sono presenti su FIFA, in modo che se qualcuno di voi volesse utilizzarli nel Pro Club o nella modalità carriera di FIFA, ecco che finalmente possiamo avere a disposizione un parco giovani, un parco futuri campioni molto molto grande e molto arricchito in maniera fai da te e non reso a disposizione da FIFA. Quindi ragazzi, il video termina qua, vi ricordo di lasciare un bel like, di commentare, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina delle notifiche, commentate, scrivetemi quali altri giocatori vorreste avere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane su FIFA 21, e ovviamente ci vediamo al prossimo video. Da RGiuzza99 è tutto, qui con me Felix Correia. Ciao ragazzi!